The Father è un film di Florian Zeller, il suo primo film, nato dalla sua omonima opera teatrale del 2012. È uscito in Italia il 20 maggio in versione originale sottotitolata e uscirà il 27 maggio in versione doppiata in italiano. Al centro del film c'è il protagonista Anthony, interpretato da Anthony Hopkins, che è un ultraottantenne convinto di essere completamente autosufficiente e di vivere da solo molto bene nel suo appartamento di Londra. La figlia Anne invece gli appioppa regolarmente delle badanti perché è preoccupata per la sua salute e lui altrettanto regolarmente respinge queste badanti e le caccia in malo modo. La realtà poi sarà ben diversa dall'apparenza che si presenta all'inizio del film e si paleserà allo spettatore in modo graduale attraverso lo sguardo e la mente del protagonista Anthony. La sceneggiatura si cala nella mente di un anziano affetto da morbo di Alzheimer e quindi è composta di frammenti, di pensieri, di sospetti, di manie di persecuzione, mescolati con ricordi autentici di vita passata e di vita presente. A volte le scene si ripetono, questi frammenti si ripetono, con cambiamenti più o meno lievi e questo serve proprio a calare lo spettatore nella parte del malato, quindi appunto lo spettatore vive la storia dal punto di vista del malato, ma anche dal punto di vista della famiglia, della figlia in particolare, che si ritrova ad assistere al declino del genitore pervaso da un senso di impotenza. Anthony Hopkins è eccezionale, la sua performance è senza dubbio degna della statuetta che ha ricevuto. Olivia Colman è una spalla perfetta, il suo personaggio è molto ben calibrato a fianco di un attore come Anthony Hopkins ed è il personaggio con cui lo spettatore condivide una sofferenza e si trova in una situazione che purtroppo è familiare a molte persone al giorno d'oggi. La storia è quasi interamente ambientata nello stesso luogo, cioè un appartamento, eppure questo non pesa minimamente sulla sceneggiatura, anche lei giustamente premiata agli Oscar. The Father è un film molto commovente, molto forte e molto diretto, a volte addirittura difficile da guardare. Sicuramente un ottimo lavoro di Florian Zeller e una superba interpretazione di Anthony Hopkins.